decisiva da Cuneo Torino, ma attenzione, passando da Sestriere. Pensate il colle di Sestriere, dal versante di Pragelato, con quelle strade nel 1931. Camusso, grande stratega, già allora grande scalatore, ancora più grande discesista, Camus in piemontese sarebbe il Camoscio, e quindi venne subito soprannominato il Camoscio delle Alpi, partì, passò primo Sestriere, in discesa si buttò come un pazzo, guadagnò ancora, arrivò a Torino, si doveva ancora scalare Pino Torinese e arrivare al motovelodromo, e riuscì a guadagnare quei 3-4 minuti che gli consentirono di vincere il Giro d'Italia, di indossare la maglia rosa e di trionfare così, e fu uno dei personaggi più forti dell'epoca, che sapeva contrastare sia Binda sia Guerra, perché andava forte sia in salita che in discesa. La maglia rosa compie 60 anni, il primo a portarla a casa e quindi a vincere il Giro d'Italia con questo fatidico segnale di primato fu Francesco Camusso. Oggi ci siamo fermati a casa sua perché la Gazzetta dello Sport, ma tutto il Giro d'Italia, ha voluto ricordare questa scadenza. Che cosa ricorda lei invece di quel giorno, quando tornò a casa qui con questa maglia rosa addosso? Ricordo una cosa incredibile ricordarsi, era così bello che non sembrava nemmeno vero. Dove è finita questa prima maglia rosa? Ce l'ha ancora? Non ce l'ho più, ci avevo due nipoti che l'hanno demolita. L'hanno usata per giocare? L'ho usata per giocare, l'hanno portata, poi hanno giocato, hanno fatto di tutto, comunque non c'è più. Che cosa è stato, signor Camusso, il ciclismo nella sua vita? È stato tutto, prima di tutto la passione e poi l'entusiasmo che abbiamo vissuto già tutti quegli anni era sufficiente per contribuire, per vivere tranquillo.